L'estate, che spettacolo! Vacanze, sole, ma anche relax e quindi buoni propositi. L'estate è un momento di stacco fantastico e spesso durante l'estate prendiamo decisioni importanti che stabiliamo di mettere in atto subito dopo le vacanze. Quindi, subito dopo Ferragosto, decidiamo che a settembre smettiamo di fumare, andiamo in palestra, ci mettiamo a dieta, impariamo finalmente l'inglese e cominciamo quel corso la qualunque, fotografia, yoga, sommelier. Poi settembre arriva davvero e il primo lunedì di settembre partiamo a tutto gas e il nostro ritmo sarà... Ma anche il martedì, mercoledì, giovedì... Infatti, vuoi gli impegni, vuoi gli imprevisti, vuoi che quelle decisioni che abbiamo preso non erano sorrette da motivazioni così forti, il nostro ritmo cala al venerdì. Quindi, il lunedì della settimana dopo, ci siamo già resi conto che anche quest'anno non cambierà una beata mazza. Perché succede tutto ciò? Perché se vuoi davvero raggiungere i tuoi obiettivi, la colonna sonora della tua vita, il ritmo del tuo successo, deve essere questo: costanza, resilienza, tenacia, perseveranza, in poche parole non mollare mai. Scegli bene i tuoi obiettivi, non sceglierne troppi e fai in modo che siano chiari e importanti per te. Usa la parola SMART per ricordarti come deve essere un obiettivo. Dall'inglese ecco la somma delle iniziali di SMART: specifico, misurabile, realistico, raggiungibile e temporale. Ad esempio, da settembre mi metto a dieta non è un obiettivo, è una semplice intenzione, magari nobile, ma tutta da verificare. Invece, entro fine settembre voglio perdere 3 kg e lo farò mangiando meno carboidrati, facendo esercizio fisico almeno 3 volte la settimana, è un obiettivo molto più smart. Altrimenti capita che 2 giorni dopo che hai iniziato la dieta passi davanti a una brioche, la guardi e lei ti dice: Gigi, ti stavo aspettando e anche oggi la dieta la comincio domani. Poi, una volta che hai raggiunto un obiettivo, puoi sempre metterne in agenda un altro, anche perché sei bello carico e gasato dall'obiettivo che hai già raggiunto. Ricorda, parola d'ordine, perseveranza. Non mollare mai,